Lei si occupa, diceva? Di malattie tropicali. Prego. Oh, auguriamoci non aver mai bisogno di lei. Vero, Leda? Veramente qui in casa malati non ce ne sono. Io solamente, sa, una tossettina continua. Ma anche quello. Sì, il fumo naturalmente. Lo so. Non c'è bisogno di un medico che me lo dica. Ma sai, intanto in questo mondo dobbiamo andarcene tutti. Ed allora, addio storia. Gradisce prendere qualche cosa, lei, Rossi? Ah, sì, grazie, signora, un caffè. Anna, vuoi suonare per la cameriera? No, lascia, vado io. Così voi potete parlare. Anna vuol lasciarci soli. Abbiamo qualche cosa di importante da dirci, eh? Già. Evidentemente Anna le avrà già detto che... Miei cari figlioli, Anna mi ha detto tutto. Mia figlia è libera di fare ciò che vuole. Dio mio, non sono desideri folli i suoi. Lei è un bravo giovane, a quanto so. Forse si fa qualche illusione, vero? In che senso, scusa? Il suo lavoro non ha una consistenza basata sul solido. Lei mi capisce? E mia figlia è abituata ad avere tutto. Oh, per questo non le è mai mancato niente. Tu, Leda, veramente l'hai viziata un po' troppo, eh? Ma si capisce, sai? Quando il capo di casa ha altro per la testa, altro da fare, badare a creare una ricchezza che poi un bel giorno... crack! Matrimonio tra un giovane non ancora e una ragazza viziata fino a ieri e che oggi si trova in condizioni non certo floride. Lei mi capisce? Ma io e Anna... Amore, amore. Sono giovani, s'amano e... eh? Vero, Anna? Ecco il tuo bravo Rossi un pochino imbarazzato, vero? Perché? No, evidentemente il mio atteggiamento non può essere che riflessivo. Ecco, bravo, rifletta dunque. E non è detto che c'è tempo, ne riparleremo. Io devo andar via, eh? Arrivederci. No, comodo, comodo. Arrivederci, cara. Arrivederci, addio. Beh, tutto si risolve quando si è giovani.